Mi mancano 25 secondi. Vaffanculo, Nuova Zelanda. Dannato minuto. Eravamo vicino a Houston. Ho fatto un punto. Sono stato proprio bravo. Hola splendori e bentornati su GeoGuessr, dove oggi proveremo una challenge che mi è stata suggerita dal buon Eren Blaze. Giocare a GeoGuessr senza poter zoomare sulla mappa. E sì, questo vuol dire che indovinare il punto esatto sarà molto difficile, se non addirittura impossibile, pertanto mi pongo due obiettivi. Il primo è completare una partita con almeno 20.000 punti, il secondo è riuscire a ottenere 4.800 punti in un singolo round, il che vuol dire posizionarsi in un raggio di 50 km dal punto esatto. Prima di cominciare però vi ricordo che tutti i giorni tranne la domenica mi potete trovare in live sul mio canale Twitch. Trovate il link all'interno della descrizione nel commento pinnato in alto. E ora andiamo ad aprire la mappa del mondo. E come detto non ci sono regole particolari, se non che non potrò zoomare sulla mappa. Tutto il resto rimane invariato. Non ho limiti di tempo, mi posso muovere nel mondo e posso anche zoomare su determinati dettagli, ma ripeto, non sulla mappa. E per nostra enorme fortuna siamo spawnati in una città, il che vuol dire che se riesco a riconoscere la città in questione diventa poi più facile pinpointare il punto esatto sulla mappa, anche se poi di fatto facile non sarà, perché io più di così non posso zoomare. Quindi che ne so, supponiamo che questa sia Bolzano. Io Bolzano so che si trova qua, ma chi ve lo dice che in questo momento io abbia puntato Bolzano? Potrei essermi messo in Austria, in Germania, in Liguria, nel bel mezzo del mar Mediterraneo, che ne so io. Giusto per curiosità, vediamo dove mi sono messo. Ma in realtà abbastanza vicino, sono sul lago di Garda, proprio dentro il lago di Garda. Oh no, Tiar, hai zoomato sulla mappa, basta, brutto, hai rovinato il video. E cioè, avete ragione. Specialist du vélo électrique. Questo è francese, ma qua si blocca, come non detto. Salve, camioncino. Mattier, ma è facilissimo, io ci sono stato qua, qua. Massaggi thailandesi. Ok, come sospettavo, si tratta proprio di Parigi, quindi ci è andata anche bene, ma dove cazzo stiamo? Parigi? È tipo un millimetro può fare la giga differenza. Proviamo a guessare, tanto 3, 2, 1. Cazzo, ho missato di 174 km, che comunque è molto buono, eh. Però in effetti ho sbagliato a cliccare io, me la ricordavo leggermente più a nord-est. Quindi, my bad, andiamo col prossimo round. Ah, is this you, Colombian Cross? Sei proprio tu? No, non è la Colombian Cross. Ritiro tutto. Raleigh, dove cazzo è Raleigh? Questa città è, se non sbaglio, la capitale di uno degli Stati Uniti che sta sulla costa est. Però magari Raleigh è soltanto il nome e non c'entra niente la città, perché non mi sembrano tanto gli States, sarò sincero. No, non lo sono gli States. Se ci sono segnati i metri non possono essere mai gli States, come non detto. Quindi saremo tipo in Australia, vero? Sicuro, salve. Però non ho idea di dove siano Coffs Harbour, Kempsey, Bellingen, Dorrigo e Armidale. Allora, il Pacifico è questo qua, quindi presumibilmente siamo su questa costa, giusto? Piazziamoci nel punto più vicino a Sydney possibile, tra Sydney e Brisbane. Quel che va, va. Cazzo, mi sono messo troppo dentro, a 338 km. E in effetti ero esattamente a metà strada tra Sydney e Brisbane, dove mi volevo piazzare, ma non potendo zoomare sulla mappa ovviamente non mi posso lamentare. E posso dirvi che in realtà sta andando bene. Il nostro obiettivo di fare 20.000 punti in un'intera partita è ancora vivo, ma probabilmente morirà qui. Dove cazzo sono finito? Posso chiederle informazioni? No, non mi sembra un tipo molto volenteroso di parlare, come non detto. Il primo paese a cui ho pensato non è più un'opzione. Tu cosa sei? Niente, un cartello verde. Punto primo, il sole dov'è? Il sole sta a nord, quindi siamo nell'emisfero sud. E questo è garantito certificato. Doggo! Pertanto no, non siamo nel sud-est asiatico come pensavo. Forse, ma forse siamo tipo nelle Filippine. Ma le Filippine stanno tutte quante a nord dell'Equatore. Sto cercando dei piccoli dettagli qua attorno, ma non ne trovo. Mo sono pure incastrato. Come cazzo ho fatto a incastrarmi? Torniamo all'inizio, va là. E questa volta invece che andare nel villaggetto proviamo a seguire questa strada all'indietro. Pensavo fossero dei go-kart, erano invece no, un cantiere, sto zitto. Comunque no, a questo punto davvero mi viene da pensare che ci si trovi in Indonesia, e più precisamente su una di queste isole di cui non ricordo il nome. Ah, salve cartello, tu sei importante. Hello. E invece sono le Filippine, vaffanculo. Avevo intuito giusto allora, ma le Filippine non dovrebbero essere tipo nell'emisfero nord? Perché il sole sta a nord? Mi piazza sulle Filippine. Sarò sicuramente nell'oceano, ma speriamo bene. 3, 2, 1. 146 km. Eravamo su questa minuscola indosetta. Isoletta. Non so neanche parlare. Andiamo bene. O comunque 140 km non è affatto male, considerato che mi sono buttato letteralmente a caso nelle Filippine. Poi un salutone a tutti quanti gli amici di Trento Filippine, che sicuramente è meglio di Trento Italia. Ciao, un salutone dal vostro compagno di regione Bolzanino. Questa location non si carica. Ah, salve, buongiorno, con calma. Ovviamente scherzavo, riguardo la ridente cittadina di Trento,
che è molto bella, è molto carina, però presenta un solo problema. Tizio 20. Allora, qua sono indeciso tra States e Canada, però se fossimo stati negli States qualcuno avrebbe già piazzato la bandiera a stelle strisce in giro sul giardino. E non ne ho vista neanche una, quindi... Canada? Canada tipo sobborghi di Toronto? Potrebbe essere. Mi basta anche un cartello che determini la velocità e io sono contento. La Combe County, di dove cazzo è la Combe County però? Ehi, non lo so. La Combe.K. Ok, siamo effettivamente in Canada come sospettavo. Non lo so. Mi metto in questa zona qua. Perderò tutti i punti qui, ma io ci provo. Eccolo qua, tua madre. Ma tra l'altro è un paese piccolissimo. Vabbè, è l'unica altra parte abitata al di là di Vancouver e Winnipeg. Capito che il resto non sia abitato. Comunque, 992 punti. È andato in frantumi il sogno di fare 20.000 punti in sta partita. Va bene, ci proveremo nella prossima. Ormai siamo qui giusto per la gloria, essenzialmente. Quindi vediamo di farla quick. In realtà no, perché ho l'obiettivo dei 4.800 punti anche. Perciò, Svezia, siamo in Svezia. I cartelli in Svezia hanno i dettagli gialli e non bianchi. No, non siamo mai nella vita in Svezia, bensì siamo in Finlandia. Kemikusamo, oddio, Kemikusamo, stiamo nella parte un pochettino più a nord, vero, della Finlandia. Oddio, non me lo ricordo. Permesso che se anche fosse Helsinki non saprei dirvi dove si trova di preciso. Oddio, sapete che sono finito in una città simile l'altro giorno durante una live? Tra l'altro, seguitemi in live su Twitch. E potremmo essere nel centro di Oulu o qualcosa del genere, un nome simile. Boh, io ci provo. 3, 2, 1. Cazzo, eravamo davvero a Oulu. Abbiamo cannato di 125 km. Porca di quella puttana. Perché Helsinki è un pochettino più grande di Oulu, quindi non mi sembrava una metropoli vera e propria. E peccato, cacchio. Alla fine abbiamo concluso con 18.562 punti. Tutta colpa del Canada, perché se fossimo stati effettivamente in questa zona o avessi indovinato l'Alberta, avremmo fatto quei 1.500 punti in più con cui saremmo potuti arrivare a 20.000, come non detto. E nulla, nuova partita! Certo, comunque, che realizzare 0 obiettivi su 2 in una partita intera, bella merda. E qua finalmente vedo già dei cartelli. Hello, hello, hello! Angers! Dove cazzo è Angers? Cioè, so che è in Francia, ma non so dove, vaffanculo, mi piazzo al centro e dove va, va. Che cacchio. Angers sta a ovest. Abbiamo fatto 3.815 punti. Abbiamo cannato di 500 km. Salve. Ma porca troia, stavo per leggere il cartello. Landbow Mechanist. Ok, non so leggere, ma dovremmo essere in Belgio. Forse nei Paesi Bassi, ma sarei quasi più propenso a dire Belgio. No, ok, siamo in Olanda, NL. Come non detto, quindi dovremmo essere... Ma tanto non la vedo neanche, ma porca puttana. Un pochettino più a nord-ovest di Amsterdam. Avrò puntato giusto? Non lo so, raga. No, così rosico! Ci sono andato molto vicino, per quanto fosse nel posto completamente sbagliato, perché io pensavo che davvero fossi qua vicino ad Alkmaar, e invece non eravamo affatto lì, però minchia, sono solo 80 km, a 56 punti da uno degli obiettivi, io rosico, di brutto anche. E Geoguessr? Potrei, grazie. Dove siamo di bello? Messico! È grosso il Messico. Però aspetta, no, non siamo in Messico, siamo vicino al Messico. Questo è importante, perché probabilmente saremo nella zona di confine, devo soltanto capire in quale stato degli States. Cioè, potremmo essere in Louisiana, così come potremmo essere in Texas. La Louisiana ci confina col Messico, scusatemi, è curiosità. No, ok, ritiro tutto, scusatemi. Oh, aspetta. Questo è tipo l'Idaho, o l'Iowa come forma, quindi sono sempre più confuso. Ciao amico, Chicago, Memphis, è l'Illinois. No, aspetta, è una stata che va verso Chicago e Memphis. Chicago è tipo qua, dove cazzo sono? Memphis, Decatur, sapessi dov'è quel Decatur potrei triangolare la posizione. Ma non ne ho idea. Potremmo stare più o meno in questa zona qui, a caso. Porca troia, dove stavamo? Eravamo effettivamente in Illinois, e più precisamente a Champaign. Guarda qua, c'era Bloomington segnato, c'era Springfield segnato, vaffanculo. Ho comunque 320 km e sono più di 4.000 punti, il che è ottimo. Prossimo round. Terra rossa, si parla inglese. Sudafrica. Il fatto è che è grosso il Sudafrica, figa. Non è così facile capire dove mi trovo. Ma proprio per il fatto che c'è tanta terra rossa, che altrove in nazioni in cui si parla inglese non la si trova tantissimo. Ma vedi che sto in Australia, è rosico. Fatemi tornare indietro e guardare da questo lato, perché sembrava che la civiltà si sviluppasse in qua. Oh, perfetto. Io stavo andando verso il nulla, molto bene. Great Boulder. È Gran Sasso. Ah, ma è Gran Sasso. Ma dimmelo che siamo in Italia. Che cazzo. Allora, siamo in questa città chiamata Calgorlie. Ma vi giuro non riesco a capire dove minchia sia questa Calgorlie. Au, au. Non l'avrei mai detta l'Australia. Manderemo tutto in vacca, lo so. Mi butto. Dato che non mi sembra neanche una cittadina di costa, mi metto qui.
a caso potrebbe essere il ragionamento meno sensato della vita. Alla fine mi trovo a 10 km da Sydney, ma devo rischiarla. 3, 2, 1. Yes! Che botta di culo! 54 km dalla location, 4823 punti. Prima spunta segnata. Big check, che culissimo. In realtà volevo mettermi più in questa zona, ma vedo che mi è andata di culo. Obiettivo numero uno fatto, adesso mi rimane da completare il numero due. Che round è questo? Il quinto, l'ultimo, occhio. Devo fare 2600 punti. Qua mi sembra già di partire bene. Ha un che di familiare questa città. Bella, frate. Oddio, sbaglio, è il logo di una squadra di calcio questa. Vedo un sacco di bandiere colombiane, il che è ottimo. Fino a una certa però, perché la Colombia è grande. Proprio lei, la Colombian Cross. C'è un Sucre anche in Colombia. Ma guarda di nuovo, Sincelejo Sucre. Sì, allora probabilmente Sucre è la regione e Sincelejo la città. O il contrario, Sincelejo è la regione e Sucre la città. A occhio oserei dire che ha tipo 600.000 abitanti, ma probabilmente ne avrà davvero la metà. Ma che bella questa frutta. Minchia, ma io voglio tutto. Mi basta fare 2500 punti. La Colombia è grande, sì, questo lo so. Spero che stia entro i 2600 punti. Rullo di tamburi. 3, 2, 1, vai. Ce l'ho fatta. È andata, era molto più a nord. 3167 punti sono esattamente quelli che mi servivano per arrivare a 20.000 punti in totale. Dai, e cazzo, due obiettivi in una singola partita. Io mi aspettavo di doverne fare almeno una terza, quindi la facciamo un po' a scazzo. Però bravo me, ce l'ho fatta a farcela, smashi il like. Allora, siccome sono stronzo, questo giro mi metterò un limite di tempo, ma di tipo un minuto. Proprio speed round alla massima potenza. 3, 2, 1, cominciamo. Oh, porca puttana. Ma subito così cominciamo. Ma ho 55 secondi, ho già spiegati 5. Vi prego, ditemi se siete gli States o il Canada. Ditemi se siete gli States o il Canada, vi prego, vi prego. Vi prego, posso uscire da questa zona residenziale? Porca puttana, mi mancano 25 secondi. Vaffanculo, Nuova Zelanda. Dannato minuto, eravamo vicino a Houston, ho fatto un punto. Sono stato proprio bravo. Devo un attimo ristudiarmi come funziona il sole comunque, perché non ha più senso ormai. Ciao cittadina europea, tu sarai mia amica, vero? Non dico che avrei voglia di qualche dettaglio in più. Però vorrei qualche dettaglio in più. Francia, 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 Francia. Parigi Est, Parigi Est. Mi sono rifatto dopo il un punto della partita scorsa. E ci ho provato a piazzarmi a Parigi. Vi giuro che è difficilissimo stare entro 50 km. Ah, Indianapolis, Chicago. Più o meno, porca puttana, non si vede una sega. C'è scritto North America in mezzo ai coglioni. Devo fare tipo i vecchi che si tolgono gli occhiali e si avvicinano allo schermo per vedere bene. Sì, cazzo! 384 km, dove mi ero piazzato? Molto più su. Però, almeno ho preso la zona giusta. Che bello, cos'è sta roba? Non lo so. Però siamo in Corea, questo è poco ma sicuro. Non so quale parte della Corea del Sud. Mi piazzo lì, sarò in mezzo all'oceano sicuro, eh. In realtà no, ero vicino a Gunsan. 140 km non è neanche male in realtà. Però la parte sud, così tanto a sud, non mi era mai capitata, sapete? O va a finire che faccio meglio questo round del primo. Cioè no, è praticamente impossibile. Però siamo lì. Ah, ennesima zona gigantesca, soltanto residenziale. Ma dammi qualcosa di più di una zona residenziale. Io le odio. Geoguesseramente parlando, sia ben chiaro. Saskatoon. Saskatoon è in Saskatchewan, Canada. Qui, buono. Schifo non mi fa come placement, questo, per niente. Vai a vedere il sommario, 17.208. Meh. È molto carina come sfida. Ringrazio Simo che me l'ha proposta e ve la rigiro. Cioè, se volete provare, provateci. Almeno ci permette di capire quanto ignoranti effettivamente siamo.